da artista esistenzialista, buongiorno a tutti. Information service, informazione di servizio. Giusto quattro chiacchiere, un po' come ho fatto nemmeno sospetti con TikTok. Non è un addio, probabilmente non arrivederci, cioè vedrete qualche mio video un po' dappertutto anche sul mio canale, ma saranno molti di meno. Saranno molti meno perché c'è un periodo un po' particolare, c'è un periodo di introspezione profonda, c'è un periodo di riflessività per la guida, tante problematiche che ognuno di noi ha. Poi c'è anche la stanchezza, ci mancherebbe, ed è tanta gara al fugo, tanto da fare, ma ripeto, c'è una stanchezza che al momento non dico è cronica, ma è di non facile gestione, anche per problematiche emotive che possono essere di varia natura, ci mancherebbe, soprattutto familiari, quindi molto difficile gestire tutto ciò. E c'è questa poesia molto molto bella che vi farò avere, nel senso che purtroppo non è stata né trascritta né altra, perché chiaramente se è mezzanotte in genere le più belle sensazioni, signori, arrivano notte tempo. La notte è una grande consigliera, un grande bagaglio di emozioni e di informazioni, credetemi. Tendenzialmente, quindi, appena riuscirò ve la farò avere, farò questo video in cui si parla di passaggio del tempo, tutto a un tempo, una cosa che adesso non ricordo, però tutto a un tempo riguarda un po' quello che è il passaggio del tempo, un lasso di tempo che è abbastanza lungo, da quando eri piccolo ai giorni nostri, i 20 anni, i 30 anni, i 48, i 50 attuali, quasi 50 attuali, cosa si vive, cosa si percepisce, cosa si prova, cosa si sente, le valutazioni più opportune in merito. Quindi ribadisco, credo che poi ci saranno altri video, ma non credo tantissimi, ritmi scenderanno. Perciò anche dei periodi in cui non si ha tanto da dire, probabilmente non si ha tutta questa voglia di parlare, credo che delle volte anche il silenzio profondo possa essere magari un momento introspettivo, particolareggiato, per capire, per comprendere delle cose intime, particolari e personali. Quindi giusto sta cosina qua, volevo fare questo video, ho avuto l'occasione di farlo in mattinata, magari avrei avuto poco tempo, oppure le cose che ti arrivano fresche di buon mattino non necessariamente ti arrivano poi nel pomeriggio. Quindi ribadisco questa cosina qua, che secondo me è importante. E poi col tempo chiaramente ci sarà anche da chiudere prima dell'estate. In estate vediamo, credo che è probabile che questo lockdown fasullo, perché poi c'è gente in strada a Roma, c'è gente in strada a Iosa, a Salerno, figuriamoci il corso, non parliamo anche di altre cose perché sono ridicole, banali, assurdi, inconcepibili, incomprensibili, ma insomma ormai questo è il nostro paese, figuriamoci. Permettetemi questa piccola postilla. Quindi fondamentalmente sarà l'occasione buona anche per scrivere questo benedetto romanzo, che è l'ottavo, molto molto particolare, molto molto anche intimo, dovrebbe toccare la sindrome di Stendhal e quant'altro, ma in un modo un po' particolare, quindi un po' splatter, cioè se non splatter, quantomeno con delle sfumature plasmatiche, tra virgolette, insomma, rivoli di sangue e quant'altro, e quindi sicuramente quello che è il contorno anche un po' più arricchito dalle nostre emozioni guida. E poi c'è questo benedetto film, spero, questo cortometraggio che partirà a maggio, e spero magari appena le cose si aggiustano possano magari rientrare in auge, per poterlo fare sarebbe una gran bella cosa, una grande soddisfazione tra le cose che a me tanto piace fare. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.